Acculturando, finalmente ci siamo, sta per partire la 14ª edizione del Memorial Morandi, una gara di regolarità per auto d'epoca anteguerra organizzata dal Club Automoto Storica Castiglionese, dedicata appunto a Giuseppe Morandi, il primo vincitore della Mille Miglia nel 1927. Enrico Panigalli, presidente del Club Automoto Storica Castiglionese, e questa manifestazione, finalmente ci siamo, il Memorial Morandi, il vostro fiore all'occhiello, vetture di alta qualità, anteguerra, insomma Enrico, il tempo sembra reggere, quindi ci sono tutti gli ingredienti per una buona e bella manifestazione. È vero, quest'anno, già l'anno scorso è stato dopo il Covid, abbiamo fatto il 13° Memorial. Quest'anno abbiamo avuto qualche problema perché avevamo anche il trofeo Morandi all'interno, il trofeo scusate OM all'interno del Morandi, ma con le varie manifestazioni che ci sono state, non ultima il Gran Premio Nuvolari, abbiamo avuto veramente una moria di autovetture non indifferente quest'anno. Però come potete vedere il detto poche ma buone è sempre giusto, per noi va benissimo. Certo, perché sono comunque, lo ricordiamo, vetture anteguerra, quindi certa età, e quindi ogni gara è un po' un terno al lotto, perché insomma i pezzi che si rompono da riparare, e essendo così poco tempo tra una manifestazione e l'altra, purtroppo non tutti gli equipaggi sono potuti così intervenire, però dicevi tanta qualità, abbiamo anche equipaggi nuovi. Certo, ad esempio l'amico Alessandro Pieta ha ritirato la macchina alle 10:30 stamattina dal meccanico, per dirvi che veramente queste macchine poi non sono proprio così facili. Anche i pezzi di ricambio non è che si trovano come le macchine moderne, perciò mi diceva prima Enrico, alle 10:30 sono andato a ritirare la macchina dal meccanico. Lui abita a Desenzano, però per dirvi le tempistiche di queste autovetture sono veramente difficili da gestire. Ecco, che giro farete quest'oggi? Perché è sempre bello così la passeggiata in mezzo alle colline moreniche, non solo, perché oggi lo ricordiamo siamo a Sirmione, questa location molto così interessante. Sì, Sirmione ci ospita sempre molto molto volentieri, anche perché insomma è un prestigio portare a Sirmione queste macchine. Adesso andremo in Valpolicella, oggi andremo a fare un aperitivo a Villa Cariola, rientriamo stasera, prendiamo tutte le camere, poi stasera c'è un pullman che ci porta a cena allo Splendido Bay a Padenghe. Domani mattina ripartiamo di qua, facciamo il lago, andiamo a Salò e poi chiudiamo a Padenghe all'Acqua Riva con pranzo di chiusura e premiazioni. Insomma, una bella passeggiata e anche gara di regolarità, perché lo ricordiamo, sì, una manifestazione fra amici, però c'è anche quel pizzico di competizione che è così sempre interessante, sempre bello, insomma, che ci sia. Sì, difatti noi diciamo sempre che un pizzico di competizione ci vuole, poi c'è chi ne utilizza un pochino più di un pizzico, chi non lo utilizza per niente, però è una questione molto personale. Abbiamo anche quest'anno l'amico Paul Picot che ci omaggerà di un premio del primo, dovrebbe arrivare a momenti, comunque è diventato un grande amico della nostra manifestazione. Ecco, e poi lo ricordiamo, manifestazione sì di prestigio, così mostrare queste vetture anche al folto pubblico, però c'è anche insomma alle spalle beneficenza, quindi questo è molto molto caro a voi come club e vi fa anche onore. Sì, noi tutti gli anni individuiamo un ente a cui devolvere i nostri introiti dalla parte degli equipaggi, dell'iscrizione, proprio perché ci sentiamo di fare questo, perché c'è un sacco di gente che sta peggio di noi, perciò se possiamo dare una mano, una piccola mano a qualcuno, lo facciamo molto 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 volentieri. Quest'anno abbiamo individuato l'associazione Fiordaliso, che si occupa di ragazzi disabili con varie problematiche. Cerchiamo sempre di stare vicino alle associazioni nostre del territorio, perciò questa sera ci sarà il presidente Cimarosti che spiegherà il loro progetto a medio e lungo termine, che è un progetto molto ambizioso, e noi siamo molto fieri di fare, noi anche gli equipaggi sono molto fieri di fare questa manifestazione, e che la loro partecipazione vada anche a dare un po' di sollievo a chi, ripeto, sta peggio di noi. Bene, allora l'invito di rimanere sintonizzati sui vostri canali per seguire queste meravigliose Deche Signore, e quindi grazie mille Enrico, buona manifestazione e buon lavoro. Anche quest'anno sono con mio figlio, grazie. Quindi gareggi anche tu alla fine? Sì, diciamo di sì, dai. Perché è sempre quel discorso che non tutti vogliono fare regolarità. Competizione, io poco pizzico. Okay. Allora buon divertimento. Grazie mille, grazie.
classificato del Memorial Morandi verrà omaggiato di un nuovissimo e bellissimo orologio appunto dedicato proprio a Morandi, e quindi in parte a me, Franco della Polpico, è un piacere ritrovarci, è bellissimo insomma che anche voi così sposiate questa bella manifestazione e con la vostra precisione, con la vostra accuratezza così forniate questi meravigliosi oggetti che proprio sono così di alta qualità. Alta qualità e in perfetta sintonia con quello che è lo spirito del Morandi. Dal 2013 oramai vi accompagniamo con tanta soddisfazione e tanta simpatia. Il mondo degli orologi è fatto apposta per affiancare quello delle auto classiche, quindi abbiamo creato una sintonia talmente perfetta con tutti coloro del CAMSC e con tutti i partecipanti che ogni anno è un appuntamento irrinunciabile. Ecco, la peculiarità di questo orologio 2022, quindi sì, dedicato a Morandi, qual è? Allora, il premio sarà una versione classica, quindi di 42 mm, con il movimento automatico e il logo Morandi sul quadrante. Una caratteristica esclusiva solo per questo modello è la lancetta rossa che si accompagna e ricorda il colore classico delle auto storiche. E poi oggi indossi un altro, non è un orologio, un altro cronografo. Vogliamo spiegare anche magari la differenza, perché c'è un po' di confusione. Cronografo. Allora, il cronografo serve per calcolare i tempi, il cronometro invece è un certificato di precisione. Non mi dilungo troppo. L'occasione di questa nuova edizione del Morandi per me è l'ideale per presentare la terza edizione del cronografo Morandi. Sono serie limitate di 100 esemplari e le due precedenti sono già tutte da collezione perché sono state esaurite. Quindi insomma, apprezzato dai piloti, dai navigatori, dagli amanti degli orologi, quindi direi che è un perfetto binomio che spero continui ancora per molti anni. Quindi grazie mille per così scandire il tempo dei nostri equipaggi e per essere qua con noi. È un piacere sempre, complimenti ancora a tutti e in bocca al lupo a tutti i corridori. E viva il lupo, grazie. Parte a me Fabrizio Rossi, che oggi gareggerà assieme a Fabio Teti con questa meravigliosa OM, anzi con questa meravigliosa Elizabeth. Quindi Fabrizio, raccontaci un po' il vostro incontro con questa vettura. Ma questa vettura era in Australia, abbiamo saputo che era in vendita, siamo riusciti dopo una lunga trattativa a riportarla in Italia e l'abbiamo restaurata perché non era in condizioni tali da poter fare queste manifestazioni in modo tranquillo. Avevamo anche visto che nelle fotografie d'epoca del 29, del 30, sul cofano compariva questo nome Elizabeth e sul momento non riuscivamo a capire bene a chi si riferisse. Poi le nostre ricerche ci hanno consentito di chiarire che il primo proprietario della vettura aveva deciso di dedicare la macchina a sua madre, che si chiamava Elizabeth. Quindi insomma una storia anche romantica, se vogliamo, e questa vecchia signora è altrettanto gentile con voi, nel senso, quando gareggiate, quando così passeggiate con questa meravigliosa M, si lascia così un po' domare o, vista l'età, insomma, si fa sentire? Ma fino adesso non ci ha mai traditi, quindi speriamo che continui così. Certo, non sono vetture facili da guidare, però insomma con un po' di pazienza e con un po' di ginnastica alle spalle si riesce a tirare avanti dignitosamente. Ecco, ricordiamo magari l'anno e anche le peculiarità di questa vettura, quindi come si guida e altri dettagli che possono essere così interessanti. La vettura è stata costruita nel 1929, è una vettura a 6 cilindri, cilindrata 2350 e munita di compressore tipo Roots, quindi è una vettura piuttosto performante che riesce ad avere una potenza superiore a quella delle vetture dell'epoca. E, diciamo, la velocità c'è. Quello che manca un po' è la possibilità di lavorare sul cambio con una certa tranquillità, bisogna stare molto attenti, usare anche delle tecniche per cambiare senza grattare. Tu però sei appassionato di OM. Sì, io sono sempre stato legato a questo marchio, per cui siamo attenti anche a tutti gli altri proprietari di macchine.
Bene, allora siamo quasi per partire, insomma, siamo addirittura d'arrivo per questo Memorial Morandi. Siete pronti? Immagino, già appena arrivato cercavi il radar, quindi secondo me studiamo. Ecco, oggi sei carichissimo, insomma, sì. Più competizione quest'oggi? Oggi ci proviamo anche a fare un risultato. Vai. Bene, allora buona manifestazione e buon divertimento soprattutto. Grazie, arrivederci. È il direttore della OM inglese, quindi direttamente dall'Inghilterra qua a Sirmione in occasione di questa meravigliosa manifestazione del Memorial Morandi. So I'm just introduce you. Yes, sure. So welcome, James, and thank you. Thank you for having us. It's great to be here. Yes. So tell me something about this Memorial Morandi. So this race. What do you think about the organization and the theme also? It's just fantastic to be here. Italy always puts on a very good show in terms of its scenery, its culture, and particularly the cars that come out. And those of us in England are always amazed at the passion that Italians have for old cars. Not just Italian cars, but English cars, French cars. So it's great to be here. And as a lover of OMs, it's great to be here for the Morandi Memorial Rally. Morandi obviously having a close link with OMs. So yeah, brilliant to be here. You always put on a great show and the passion is very evident in all of the people. Thank you very much. Yes. So why this love for OM? Good question. A lot of OMs came over to England originally in the 1920s and 30s. So even though they're an Italian chassis and an Italian engine or motore, there's actually a strong English connection to OMs. And so you have an OM, right? Yes, I have one. I'm very fortunate to have that. It's a very original car, but sadly it's not here because it's the restoration is not finished, so hopefully next year, but yes, I have one. Hopefully, yes, yes, yes. And you told me before that this type of race, so regularity is not so often here in England. Yes, that's right. In England there's a lot of circuit racing for old cars, a lot of hill climbs, some rallies, but this regularity type of event is not very common in England, so it's a nice excuse for us to come to Italy to enjoy these events like this one, Gran Premio Nuvolari, Mille Miglia. It's an excuse for us to have a holiday, but we are trying in England to get this type of event to be more popular. But it's a nice excuse for us to come to Italy. So thank you very much for being here, and see you next year. Yeah. Well, thank you for having us. Thank you to all Italians for being so generous and for your passion in cars. It's great to be here. Thank you. Thank you. Thank you very much. In parte a me Giuseppe Fiorentini, dietro di noi invece il navigatore Filippo, che appunto è all'opera perché sta così studiando tutto il percorso. Il navigatore è fondamentale nelle gare di regolarità, e abbiamo detto quindi in parte a me Giuseppe con questa meravigliosa rally. ABC c'è scritto, ma si pronuncia ABC per un motivo molto particolare, macchina del 29. Allora Giuseppe, raccontiamo ai nostri telespettatori la storia di questa vettura. Certo, allora, innanzitutto sì, è una macchina del 29, la Rally ha costruito auto dal 25 fino al 31 circa, poi con la grande crisi naturalmente come tantissime altre aziende produttrici di auto saltata, ha smesso la produzione. E questa è una macchina che nasce con motori diversi. Allora la Rally produceva auto soprattutto per gare, ma non produceva motori, produceva telai, per cui era molto esperta nella costruzione dei telai, e inizialmente c'erano motori un po' meno potenti. Questo motore è il motore con cui lo stesso modello ha partecipato alla Mille Miglia. ABC o ABC, innanzitutto come dicevamo è francese,
è legato al fatto che hanno studiato il telaio in modo da abbassare il baricentro dell'auto. Per primi hanno abbassato tantissimo il baricentro e Abbessé sta per Abbessé o anche Surbassé. Tant'è vero che l'iniziativa e la scoperta che hanno fatto in quel periodo, perché in quel periodo ogni anno c'erano veramente scoperte. E è stata poi copiata dall'MG e tutti hanno un po' seguito questo. La vettura, come dicevamo, è del 29, sono state prodotte 18 unità, attualmente esistenti due, questa e un'altra di cui si sono perse le tracce, che è in Inghilterra, però dicono che ce ne sia un'altra, io non l'ho vista, però dicono che ce ne sia un'altra, per cui è un modello sostanzialmente unico ormai, perché le altre sono andate distrutte. E come si guida? Beh, si guida, diciamo che è abbastanza facile tutto sommato. Certo, il problema che abbiamo oggi dell'acqua, quello ce lo teniamo, perché una volta quando correva non pensavano al tettuccio per coprirsi. Però devo dire che la sensazione migliore in assoluto è che guidandola, semplicemente appoggiando i piedi sul freno, uno riesce a sapere il terreno sottostante com'è, riesce a capire le buche, riesce a capire. È una sensazione. Infatti dicono tutti che chi prova l'anteguerra poi difficilmente sale sulle altre auto. Poi è un'auto facile da guidare, perché tutto sommato è facile, leggera, soffre le salite perché non è stata studiata, non ha rapporti per le salite, però è divertente, ecco, divertente sicuramente. Insomma, voi che di memoria Morandi ne avete fatti diversi, queste meravigliose colline moreniche, i su e giù li soffrite un po', quindi? No, diciamo, non fino a quel punto, no, le salite vere soffri, poi le salite no, le salite queste delle colline qui, anzi, è veramente un godimento fare quelle salite a regime di giri appena acceleratore appena appoggiato, bellissimo, bellissimo. Infatti il passaggio sulle colline moreniche è sicuramente il migliore in assoluto di tutto il Morandi, perché poi la parte invece dei paesi purtroppo ci sono i dossi, e per noi i dossi, per la nostra schiena, perché abbiamo il semiasse dietro che proprio ce l'abbiamo sotto il sedile, e per la macchina non sono cose simpatiche. Mentre invece quando usciamo dai paesini è un divertimento unico, veramente. Ma quindi si sta bene al Morandi, anche come organizzazione, come... Vedo già gli occhi che sbirluccicano. Sì, l'organizzazione è sicuramente fra tutto bene, ne facciamo, ne abbiamo fatte tantissime di gare, ho fatto 7000 miglia, per cui un po' di gare l'ho fatte. E il Morandi è veramente numero uno, perché l'accoglienza, l'attenzione a noi, a parte che ormai siamo diventati amici, non manchiamo mai, facciamo saltare qualsiasi appuntamento, ma qui veniamo. E quindi siete qua più per diletto o anche per la parte un po' competitiva della gara di regolarità? Perché insomma 7000 miglia si sentono, quindi la voglia di competizione secondo me un po' c'è. No, anche la parte agonistica c'è, non siamo campioni, perché i campioni sono altri, però il bello è che... Allora, nella regolarità, non, almeno io lo penso così, non c'è mai una gara con gli altri, c'è sempre una gara con se stessi, perché io ho una media mia che nel bene o nel male so che è quella, e la gara con i miei risultati, con la mia media, è fare meglio della mia media. Poi dopo qui, ripeto, ci sono i campioni e quelli sono inarrivabili, però ci sono gli amici con cui regolarmente ci confrontiamo e ci prendiamo in giro parecchio. Che poi comunque è lo spirito sportivo, no? Cercare di fare sempre meglio di se stessi. Quindi grazie mille per questa storia meravigliosa della Rally. Grazie mille, a dopo, ci esatto. Vediamo. E all'anno prossimo. E all'anno prossimo sicuramente. Grazie. Ray, ciao. Federica Bignetti e Luisa Ciatti, prima volta a memoria al Morandi, però un team fedelissimo che ormai da diversi anni così gareggia assieme con questa meravigliosa MG. E allora, vogliamo un attimino così intanto contestualizzare la vostra presenza, quindi come si sta oggi in questo Memorial Morandi? Allora, il nostro primo Memorial Morandi, anche perché la gara è fatta solo per autovetture anteguerra.
posseggo questa auto solo da meno di un anno, per cui sto ancora capendo bene come funziona, come salire sui presostati, come guidarla, per cui siamo in fase ancora di assestamento, diciamo così. Però il Morandi era una di quelle gare, mi ricordo, ah, fai il Morandi, no, non ho l'auto anteguerra, e finalmente quest'anno sì, sono qua. Quindi lei ha preso l'auto per partecipare al Morandi? Ho preso l'auto per partecipare a tante gare di un certo tipo, tra cui anche il Morandi. Beh, insomma, un grande onore, insomma. Assolutamente, sì. Alla fine, insomma, quindi si sta bene? Sì, 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 mancherebbe altro. Speriamo che il tempo oggi regga. Oggi forse non dovrebbe piovere, per cui abbiamo giusto appena aperto spavalde, andremo incontro alle eventuali intemperie, e domani purtroppo dicono che forse ci sarà un po' di acqua, ma non ci fermiamo. Tanto voi avete comunque la capote, giusto? Sì, 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 non abbiamo i finestrini, ma abbiamo la capote. Altri vostri colleghi così agguerritissimi non hanno manco la capote, quindi... quelli sono ancora più seri. E vogliamo, insomma, allora raccontare un attimo questa vecchia signora, la sua storia. Già forse qualche prova di guida penso che l'abbia fatta, quindi com'è su strada? Allora, è un MG TB del 39. Una di quelle, quel gruppo di autovetture MG costruite nel 39 per circa 6 mesi, poi ovviamente intervenuta la guerra, sospeso la costruzione, ovviamente le fabbriche sono state convertite per altre cose, e l'auto era stata iscritta alla Mille Miglia dell'anno successivo, ma materialmente, ovvio, la Mille Miglia a causa guerra non è stata fatta, per cui è una eleggibile Mille Miglia. Infatti nel 2020 ho provato a fare la Mille Miglia con un discreto successo, 25esima, non mi posso. Beh, caspita, insomma, considerare che mediamente siamo sui 350-400 partecipanti, quindi insomma è un grande traguardo. Grande traguardo, non conoscendola bene, perché allora non era mia, e così mi sono lanciata. Avrebbe dovuto esserci anche Luisa quell'anno, ma poi all'ultimo, per questioni di salute, mi ha dovuto abbandonare, e infatti dovremo rifare un'altra Mille Miglia, io e lei, assolutamente. E quindi, da navigatrice, com'è, insomma, così partecipare a queste manifestazioni, dove appunto ricordiamo che il navigatore è fondamentale, perché tiene il tempo. Tiene il tempo, tiene la strada, spera di non far perdere il pilota, succede, però speriamo che non arrivi oggi. E in queste manifestazioni con l'auto anteguerra sicuramente ha più valore ed è molto più apprezzato, diciamo. È uno sforzo più faticoso anche per lei da guidare e così via, però alla fine sei contenta. Anche perché siamo qua anche per divertirci un po' e per godere la macchina, esatto. Bene, allora buona manifestazione, grazie per essere qui quest'oggi, per averci portato questo gioiello, e arrivederci l'anno prossimo. Sicuramente. Intanto vi vedremo alla Mille Miglia, questo poco ma sicuro. Incrociamo le dita. Grazie. Grazie infinite. Grazie a lei. Arrivederci. In parte a me, Andrea Villa e Arianna Pomiato, nuovo equipaggio al Memorial Morandi, al nostro spalle una meravigliosa Singer del 36, equipaggio che oggi si divertirà un mondo, perché il vostro obiettivo non è tanto così la gara di regolarità, quanto proprio assaporare i meravigliosi paesaggi che ci circondano e fare proprio 1 o 2 giorni di divertimento. Certo, e speriamo che il tempo ci aiuti, perché è un po' minaccioso. Il divertimento comunque c'è, vetture meravigliose, ne è appena passata un'altra, quindi anzi la vostra, così, la vostra espressione, no, di così anche stupore nel vedere altre vetture è bello, perché insomma in questa manifestazione c'è tanta qualità. Ogni giro una macchina nuova che si vede, una sempre più bella dell'altra, bello, sì. Ecco, ma come avete conosciuto il Memorial Morandi? Beh, facendo una scelta tra i club vicini a Milano, ci sembrava quello che fosse più adatto a noi. Anche per la vecchia signora alle nostre spalle, vogliamo allora raccontare un po' la storia di questa Singer. Sì, questa è una macchina che abbiamo acquistato da poco tempo, e per cui ci stiamo conoscendo a vicenda. Non è facile da guidare, però dà delle soddisfazioni
affidabile e divertente. Qual è l'aspetto che più teme di questa vettura? Di solito c'è o il freno o il cambio. La frenata e la scalata in terza. Tutto, insomma, caspita. Esatto, potrebbe anche esserci dell'altro, lo vedremo nel tempo. Giusto, perché come detto vi state ancora conoscendo, mentre voi siete una coppia, allora da navigatrice com'è navigare il marito? È difficile, un po' difficile, esigente. Però insomma, come detto, siete qua per divertirvi, quindi alla fine... Sì, no. Non ci arriviamo più di tanto, cerchiamo. Esatto. Non lo fate per vincere? No, assolutamente no. Bene, allora, buona manifestazione, grazie per essere qui, buon divertimento, arrivederci l'anno prossimo. Grazie altrettanto. Grazie. Maurizio De Bellis con questa meravigliosa MG del 37 gareggia con sua moglie. Con mia moglie Manuela Stella, che è grande esperta di navigazione. No? Siete qua per divertirvi. Siamo qua esclusivamente per divertirci e quindi mi piace molto l'atmosfera del Morandi, perché è un'atmosfera rilassata, amichevole. C'è anche una parte di competizione che non guasta, però in linea di massima diciamo che il nostro progetto è finire la gara, se ce lo permette la signora, e divertirsi, mangiare bene, stare in compagnia, e quindi questa è la nostra sostanza. Se poi riusciamo anche a entrare in una buona classifica, non guasta. Ha detto bene, perché insomma l'obiettivo non è tanto la gara e tutto, è arrivare in fondo, perché molto spesso queste vecchie signore così ci abbandonano spesso, però danno sempre grandi soddisfazioni. E adesso è pronta, è carica, anche lei è molto pronta per la gara, vediamo insomma. Come si guida però? Si guida in modo molto molto delicato, perché è una macchina, lei è una signora delicata e necessita di tante attenzioni. Però insomma, penso che di avventure assieme l'avete fatte. Abbiamo preso tanti temporali, tanti acquazzoni e rischiamo anche oggi, insomma, siamo pronti anche a quello. Però avete la capote? Non ce l'abbiamo. Caspita. No, è troppo facile, vedi, ho già sentito una goccia, quindi già porta bene, insomma, bene. No, speriamo di non trovare l'acqua, ma se la incontriamo non abbiamo paura. Allora, buon divertimento, arrivederci l'anno prossimo. Grazie, arrivederci a tutti, grazie. Bene, grazie a tutti per averci ascoltato.